Colleghi, come del resto già detto dall'onorevole Falcone, anche se sembra come dire un disco rotto, è da un mese che aspettiamo Crocetta in aula. Questo è un fatto molto grave, a prescindere dalla presenza oggi qui, ma del resto ci ripetiamo sempre con le stesse cose, portiamo rispetto per la presenza degli assessori e c'è il vicepresidente, vogliamo l'onorevole Rosario Crocetta che ha controfirmato i protocolli con Enias Mineraria, vogliamo avviare, qualora ce ne fosse bisogno, come dire, perché noi un dibattito d'aula l'abbiamo già fatto. Comunque, dal momento che chiaramente non saremo noi a chiuderci al dialogo, pertanto aspettiamo, ma se qualcuno non viene a un certo punto, Presidente Ardizzone, chiedo anche a lei di prendere, come dire, il timone in mano di questa assemblea e di capire anche come debba essere rispettata. Non vorrei ricordare che il Presidente Crocetta venerdì mi hanno raccontato, io ero assente per altre ragioni, perché ero comunque sui territori a parlare con le persone, che lui non era presente da 10 minuti, è venuto e poi se n'è andato all'importantissima discussione sull'articolo 36 del nostro statuto. Quest'oggi era atteso in una commissione congiunta tra seconda commissione, quinta commissione e prima commissione sul tragico argomento del precariato, cioè i dati di bilancio ancora non li abbiamo e circolano voci inquietanti. L'emergenza dei rifiuti sul nostro territorio sembra che ce ne occupiamo soltanto tramite i titoli di giornale. Stanno chiudendo tutte le discariche e a prescindere dal fatto che la chiusura delle discariche per noi possa essere soltanto salutata come qualcosa di positivo, ma non ci sono altre opportunità, non vengono attivati gli impianti, non viene attivata la differenziata, cioè di che stiamo parlando? C'è una regione al collasso e il Presidente Crocetta non si presenta in aula, è fortemente offensivo, ma non per noi, ma per i siciliani tutti. Pertanto non interverremo in questa discussione. Va bene,